noi riteniamo che dall'insieme degli elementi provengono da diversi elementi iniziali, questi versamenti siano il prezzo della corruzione. È l'ipotesi che abbiamo raggiunto per queste posizioni. La tesi difensiva è che sono soldi che sono generoso, la fortuna anche la bravura di questa procura e di aver cercato affannosamente i documenti e il materiale probatorio che abbiamo trovato documentale, diciamo che vanifica completamente l'ipotesi A a favore dell'ipotesi Sono tutto indagati. Nonostante le ripetute iniziative politiche di associazioni di Libera, il governo italiano continua a esprimere una netta opposizione al reddito di cittadinanza. Il governo italiano, per il quale ci siamo impegnati, si riuscirà a portare avanti questa battaglia, tante associazioni, tante persone, tante segmenti della politica di questo paese. Vorrei ribadire che questo della dignità, vorrei dire che è anche un atto di grande responsabilità la vera politica deve essere attento a tutto questo. Abbiamo una situazione di fragilità del nostro paese di estrema gravità e quindi dobbiamo forciare in fretta le distanze con chi fa più fatica, perché c'è tanta disperazione nella gente. Non è l'elemosina, ma è giustizia sociale tutto questo. È un investimento sulla dignità, sulla speranza delle persone. Non dimentichiamo questo, che mi sembra importante. L'Europa ce l'ha indicato. E non dimentichiamo cosa dice la nostra Costituzione e cosa dice la Carta di Nizza. La Carta di Nizza ci invita a realizzare questi percorsi che danno dignità alle persone. Quindi il reddito della dignità delle persone. Noi ci siamo rivolti al Parlamento italiano, perché è il Parlamento che deve legiferare in questo senso. E ci auguriamo che accorci anche i tempi, perché la gente fa veramente tanta fatica. Ed è una vergogna i ritardi che si accumulano, perché io credo che se c'è volontà anche di investire in una certa direzione, vuol dire veramente un bene comune per tutti. È possibile un'intesa? È concretizzabile questa battaglia, che è una battaglia sia del Movimento 5 Stelle che di Sella? Ma è possibile, direi che è necessaria un'intesa col Movimento 5 Stelle, con le forze presenti in Parlamento, con tutti quelli che sono convinti che una misura
contro la povertà, contro la disperazione sociale, contro la precarietà sia non solo possibile ma necessaria. C'è bisogno di quello che esiste in tutta Europa tranne che in Italia. Eppure il Presidente del Consiglio Matteo Renzi continua a dire una roba da furbi, è incostituzionale, non crea posti di lavoro, esprime insomma una contrarietà netta a questo provvedimento. Matteo Renzi, oltre che demolire la Costituzione, dimostra di non averla letta. Basterebbe leggere con un po' di attenzione l'articolo 38 per scoprire che non solo non è incostituzionale, ma che anzi misure di sostegno al reddito per chi contro la sua volontà e senza lavoro e senza reddito sono previste esplicitamente dalla Costituzione. Noi l'abbiamo sempre detto che sulle buone idee cerchiamo chiaramente sponde e appoggio, anche perché siamo minoranza in Parlamento. E Renzi, non so se conosca bene la Costituzione, ha parlato appunto del reddito di cittadinanza incostituzionale quando ce l'ha tutta l'Europa, a parte l'Italia e la Grecia, e sostiene che sarebbe da furbetti, evidentemente non ha letto la legge del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo istituito un reato ad hoc per coloro che mentono nella richiesta, durante la richiesta di reddito di cittadinanza. Non è un sussidio, non è assistenzialismo, l'assistenzialismo è quello che Renzi dà agli amici suoi, ai suoi commensali facoltosi mafiosi che partecipano alle sue scene, oppure quello che danno ai condannati con i loro vitalizi. È una manovra economica che serve a rilanciare l'economia, a creare posti di lavoro e a combattere le mafie, perché le mafie si cibano, grazie al voto di scambio, della povertà della gente. Se non ci fosse povertà, le mafie non riuscirebbero ad avere questo potere immenso. Quindi è la nostra idea e andremo avanti. È possibile quindi un'alleanza su questo con SEL e con altri in Parlamento? Sì, voi parlate sempre di alleanze. È possibile, appunto, ci vogliono i voti. È possibile, è un dovere sempre quello di cercare il maggiore consenso possibile su una proposta. Chi c'è, bene, chi non c'è su reddito di cittadinanza dovrà fare i conti poi con, in generale non con il proprio elettorato, ma con un popolo, il nostro, che sta subendo la fame, perché ci sono 9 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. La Costituzione italiana dice: tutti hanno diritti per professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma. Per 1.300.000 cittadini che vivono in città di Milano esistono più di 200 chiese. Noi musulmani, quasi 100.000 musulmani con regolare residenza a Milano, per noi cosa c'è? Non abbiamo anche una moschea. In assenza della nostra moschea, noi ci riuniamo a fare la nostra attività culturale e quando arrivano le ore di preghiera, noi facciamo la nostra preghiera. Qui, come in altri numerosi centri di Milano, ma anche della regione Lombardia, ci sono state delle ordinanze, sono tutti centri colpiti da ordinanze, da provvedimenti delle amministrazioni, in cui si contesta, diciamo, il reato di preghiera, quello che è la costituzione, istituzione di una moschea abusiva. In un contesto in cui non vi è la possibilità di istituire luoghi di culto ufficialmente riconosciuti, anche in forza della nuova legge anti-moschee, così come è stata presentata in Regione Lombardia, quindi noi ci troviamo in situazione paradossale per cui non possiamo istituire nessun luogo di culto, non possiamo svolgere la preghiera in nessun altro luogo e il governatore della Regione Lombardia dice che bisogna chiudere delle moschee che non esistono. La comunità islamica e le sue organizzazioni e i luoghi di incontro della comunità servono anche per indirizzare correttamente le persone verso una visione corretta dell'Islam. E alcuni studi a livello europeo hanno dimostrato come anche, diciamo, i cosiddetti foreign fighter o persone che hanno scelto la via della violenza siano sempre state completamente isolate dalla vita della comunità islamica. Quindi i luoghi di incontro della comunità islamica, anche i luoghi di culto, sono fondamentali anche per contrastare una visione fanatica della religione, perché in questi luoghi viene promossa, diciamo, una comprensione corretta e adeguata ed equilibrata del messaggio islamico. Molto bene, cari amici, allora eccoci qua, è iniziata la 19ª puntata di Don Chisciotte e i mulini a vento, questa ennesima puntata, la 19ª, poi dopo Alfredo vi dirà qualche cosa riguardo a questa puntata e alle prossime. Allora, volevo soltanto farvi un po' il sunto dei video che avete visto. Vi abbiamo mandato questa volta un tris di video.
Il primo riguardava il Rubiter, dove i PM hanno detto che ci sono video, documenti contabili e intercettazioni, insomma tutte le prove che hanno raccolto. Poi abbiamo il video 2 che avete visto, che riguarda il reddito cittadinanza, SEL, il Movimento 5 Stelle con Tocciotti, che dicono dal Parlamento c'è un vergognoso ritardo. E infine il video 3, dove a Milano la comunità islamica si rivolge a Marroni perché vuole chiudere le moschee. Dice: ma a quali moschee, se non esistono a Milano, non ce ne sono, come avete potuto ascoltare. Comunque abbiamo voluto raccogliere con questi tre video, diciamo un po', farvi assunto delle problematiche che abbiamo. Ci manca qualche cosa ancora qua dentro, ci mancano i migranti, ci manca l'ISIS, insomma ci mancano diverse cose, la Grecia. Però questi tre video riguardano prettamente la nostra nazione. Bene, adesso cari amici iniziamo subito con la rassegna stampa e iniziamo con la Grecia, dove Tsipras risponde a Juncker che chiede nuovo piano biennale di aiuti e ristrutturazioni del debito. Cioè, fondi del governo tedesco hanno fatto sapere che non ci sono tempi tecnici per prolungare l'attuale programma, ma il premier greco ha rilanciato chiedendo l'intervento del nuovo fondo salva stati e una dilazione dei pagamenti. Per Credit Suisse solo una probabilità su 3 di Grexit. Comunque Piazza Affari ha aperto in rosso e questo non ce l'aspettavamo, per poi virare in positivo. Differenze di rendimento c'è stata tra i BTP e i bond tedeschi, che sono invariati rispetto a lunedì. Poi abbiamo, come abbiamo detto, il Rubiter, insomma sono state chiuse le indagini per Silvio Berlusconi e le oggettine. C'è un avviso di conclusione delle indagini per 34 persone, insomma l'ex cavaliere viene individuato come il corruttore, cioè avrebbe versato più di 10 milioni di euro alle ragazze in cambio del loro silenzio sulle serate ad Arcole. Soltanto alla giovane Karima l'ex premier avrebbe dato 7 milioni, ma tutti questi soldi, ma vedremo. Comunque va verso la archiviazione, insomma, tutto ciò che riguarda Ghedini e Longo, a quanto sembra. Milano, comunità islamica, dice a Morone, chiudete le moschee, punto di domanda, quelle che non esistono chiudete? A Milano la comunità islamica, come avete anche potuto ascoltare attraverso il video, ha presentato il progetto con il quale intende partecipare al bando per la realizzazione di una moschea. La conferenza stampa è stata appunto l'occasione per fare alcune puntualizzazioni sullo stato del dibattito pubblico sul tema. In particolare Davide Piccardo, coordinatore del CAIM, ha risposto alla provocazione di Roberto Marroni, che ha ipotizzato di chiudere le moschee per combattere il terrorismo. Qui, come in altri centri di Milano, ha detto, siamo stati colpiti da ordinanze che ci contestano il reato di preghiera, insomma spiega. Non possiamo avere luoghi di preghiera riconosciuti, non possiamo istituirne di nuovo e il governatore Maroni vuole chiudere le moschee che non esistono. Le moschee sono luoghi di cultura che anzi contribuiscono a stemperare la violenza. Mozib Rahman, scusatemi come ho pronunciato il nome, coordinatore della Bangladesh Cultural and Welfare Association, ha rincarato la dose dicendo che la Costituzione dice che tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma. Comunque a Milano 1.300.000 cittadini hanno 200 chiese, e l'avete anche potuto sentire attraverso il video, e dicono gli islamici, noi siamo soltanto 100.000 musulmani e non abbiamo nemmeno una moschea, ci riuniamo a fare attività culturale e facciamo anche la preghiera. Passiamo adesso all'emergenza umanitaria a Crotone, migranti che vivono su binari in stazioni in condizioni disastrose. Vivono tra i binari della stazione di Crotone, insomma i più fortunati hanno un materasso sulla banchina e un cartone come coperta. Altri dormono negli spazi tra le rotaie e vagoni merci dismessi su un binario morto. Altri ancora hanno occupato i vecchi locali delle ferrovie. Non sono clandestini, ma centinaia di migranti irregolari arrivati in Italia con barconi.
sono pakistani, nigeriani, afghani che scappano dalle guerre ai quali è stato riconosciuto l'asilo politico dopo alcuni mesi vissuti al centro di accoglienza, Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. Una volta ottenuto il permesso temporaneo, però, sono stati mandati via dal CARA e in attesa del rinnovo dei documenti dormono allo scalo ferroviario in condizioni, appunto, come dicevamo, disastrose. Insomma, non è stata una bella rassegna stampa questa qui, cari amici, però già ho rubato troppo tempo all'amico Don Chisciotte, al quale io passerei subito la parola e entriamo nel vivo di questa trasmissione. Alfredo, i soliti colpi, toc toc, vai, è tutto tuo. Eccomi qua, carissimi amici, Don Chisciotte è ritornato, l'Hidalgo tristo è ancora più tristo perché, come avete letto nel nostro invito fatto su Facebook, questa è l'ultima puntata di questo primo anno di Don Chisciotte in Mulini a Vento. Però ricordatevi che ripartiremo il 7 settembre alla solita ora, alle 22. Non 7 febbraio, è 7 settembre. 7 settembre. E ripartiremo con la nostra trasmissione. Ma il motivo qual è? Il motivo è molto serio. Innanzitutto perché il mio fedele ronzinante con questo caldo non vuole assolutamente uscire dalla stalla, preferisce stare a mangiare quintali di biada tranquillamente a mie spese. E Sancho, come cosa mi combini? Addirittura ha chiesto le ferie, e non i soliti 15 giorni regolamentari, ma addirittura 2 mesi di ferie, una cosa allucinante. Purtroppo io... Però spero che dopo mi fai replicare, insomma, questa tua affermazione. Come? Dopo mi farai replicare a questa tua affermazione. No, assolutamente. Non si può replicare. E quindi, cari amici, non preoccupatevi, ritorneremo in più smaglianti che mai dopo 2 mesi di riposo. Comunque puoi replicare, caro Sancho. Beh, in questi 2 mesi io non sarò fermo comunque, perché oltre a studiare e portare avanti tutto il network mi dovrò preparare anche per le famose manifestazioni che avremo a Mantova, è vero, è vero, e poi a ottobre a Faenza, quindi c'è non so e se dove... rende... Chi potrà venire avrà un autografo di Don Chisciotte, Sancho Panza. E riprendiamo comunque in una sfavillante serata la chiusura di questo programma con notizie veramente interessanti e addirittura talmente attuali, ma talmente attuali, che proprio in questo momento, alle 22 e qualche minuto, i due eterni amanti, Giove e Venere, si stanno congiungendo nel cielo dell'Ovest. Infatti, stasera alle 22, ma più esattamente domani mattina alle ore 6 del 1 luglio, esatto, Venere e Giove saranno ben visibili dall'Italia e saranno talmente vicini, di una vicinanza che è circa pari alla distanza al diametro della Luna. Però non illudetevi che siano vicini, questo sarebbe impossibile, anche perché le distanze celesti non sono proprio così brevi. Comunque saranno una distanza minima di 0,01 gradi e l'anno prossimo, il 27 agosto del 2016, poi torneranno a mostrarsi in un'altra congiunzione serale e sempre separati da un, invece che uno 001, questa volta da uno 01 gradi. E come dicevo, cari amici, è tutta un'illusione ottica, però certamente questi due amanti che si amano dall'inizio del tempo ogni tanto riescono a trovarsi
specialmente quando Giunone è un po' distratta e loro si rincorrono per il cielo. Infatti Venere si trova a 77 milioni di chilometri e Giove a 909 milioni di chilometri. È, diciamo, un po' un guardarsi da una finestra all'altra, più che altro, ma comunque sempre una cosa molto bella. Adesso infatti, appena chiuderò la stalla e mi ritirerò nel mio castello, mi andrò sulla torre e guarderò questa bella congiunzione. Comunque, se volete delle informazioni più dettagliate o siete appassionati di astrofisica, sia col telescopio ma anche ad occhio nudo, c'è un bellissimo sito che è il Media INAF, che è, basta cercarlo su Google e lo trovate immediatamente, che oltre a queste informazioni vi dà un notiziario online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e in eventi come questi vi viene a dire dove dovete puntare o gli occhi o i vostri telescopi. È una notizia, come avete visto, proprio calda calda calda, ecco. Quindi ci fa molto piacere averla potuta dare così in tempo, come si suol dire, nella grande società, in tempo reale. Ma abbiamo anche un'altra notizia, anzi, tu che sei un appassionato, caro Rosario, cosa ci dici di questo incontro amoroso? Ma non dico niente perché non mi sono molto interessato di questa storia ultimamente. Ah, va bene, va bene. Sono ti un po' perdono, fuori perché io faccio una cosa, faccio l'altra. Però, poi, tra amanti non bisogna mai mettersi in mezzo. Mai mettere il dito, eh? Tra moglie e marito. Vabbè, no, Venere non è sua moglie, ma è Giunone, ma comunque meglio sempre evitare delle brutte figure. Ecco, bravo. Un'altra notizia invece, anche questa fresca, non dico di minuti, ma di 24 ore neanche, è l'uscita in edicola, il ritorno tanto atteso della testata giornalistica L'Unità. È ritornata L'Unità. Un'unità che stamattina ho acquistato immediatamente per vederne la forma grafica, molto dignitosa. Rimane sempre l'intestazione che fu creata da Gramsci, ma c'è qualcosa che cambia, diciamo. A parte che parla di noi, Sanxo, tu non lo sai, ma sull'Unità di oggi c'è un lungo articolo di 2 pagine su tal Don Chisciotte e Sancho Pancia. Ah, ma allora è vero quello che mi ha scritto. È vero, parla, no, io non di Don Chisciotte e Sancho Pancia, ma non di noi come trasmissione, ecco. Cioè. No, non è vero, è la nostra trasmissione. Ho dovuto pagare 2 pagine di giornale, però diciamo che siamo riusciti a farlo. No, è veramente, c'è in una pagina in grandi caratteri l'incipit, cioè le prime righe del romanzo, che in Spagna è come il nostro Promessi Sposi, cioè uno dei capisaldi della letteratura spagnola e di lingua spagnola. E nella seconda pagina invece parla di un tema molto interessante, perché stanno traducendo il Don Chisciotte in lingua catalana, e quindi diciamo una lingua più recente e più ed attuale, perché il catalano viene parlato. E gli scrittori si pongono la domanda, ma è bene tradurre dei capolavori in una lingua moderna?
Io non stiamo parlando comunque di riduzione, che una riduzione si può fare in lingua moderna, una riduzione, voi sapete, che è un romanzo, che è un po' il sunto del romanzo, come se Guerra e Pace, che è un volume notevole, di dimensioni notevoli, non tiratelo mai in testa a vostra moglie, o a vostro marito, potreste andare in galera, diviene un libricino di 100-150 pagine al massimo. Quindi si chiede questo, e il redattore di questo bell'articolo si chiede come diventerebbe, come sarebbe la trascrizione in lingua moderna della Divina Commedia, un altro dei nostri testi sacri, quello di poesia, mentre I Promessi Sposi è letteratura di prosa. È una domanda importante, perché le traduzioni e le riduzioni abbondano, specialmente in un mondo come adesso, che sembra fuggire altamente dalla letteratura e chiudersi in Facebook o in Twitter. Vedremo. Ma ancora più interessante, non divertente, perché questa è una notizia più seria, anche un po' strana nel suo insieme per un giornale come l'Unità. Anzi, poi dobbiamo dire che l'Unità quest'anno ha come direttore Erasmo D'Angelis, che è un giornalista con un passato sia in Rai che nel Manifesto, che ha iniziato con questa puntata, con questo primo numero, a pubblicare l'enciclica di Papa Francesco sull'ecologia, e dice una battuta piuttosto interessante. Vi ricordate Giovannino Guereschi e il suo Piccolo Mondo Antico? L'oppone e brandiva contro il parroco Don Camillo, che leggeva l'Osservatore Romano o Il Popolo, o il, no, non Il Popolo, o non mi ricordo qual è l'altro giornale cattolico. Qui invece c'è un po' di confusione, e in questo giornale che è stato l'orgoglio del Partito Comunista fino al suo scioglimento, poi anche dei successivi creazioni ad litteram dei partiti di sinistra ormai inesistenti, è diventato un seguace di Papa Francesco. Infatti l'Unità pubblicherà le quasi 200 pagine del documento del Pontefice, e lo farà commentare dal Presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, e come dire, più ufficiale dell'Osservatore Romano e di Avvenire. Ecco, sì, mi ricordavo Avvenire. Non è però un'idea da buttare, perché sai, bisogna, come primo impatto uno pensa, Gramsci, oggi mi diceva un signore che ho incontrato in biblioteca qua dove abito, e ci siamo messi a parlare, sono un chiacchierone spaventoso, e parlava dell'uscita dell'Unità, e lui tranquillamente mi ha detto: chissà come si rivolterà nella tomba Gramsci, Togliatti, Laiotti, per questo fra virgolette tradimento. Ma indubbiamente comunque l'opera l'opera che ha dalla regia mi dicono che ogni tanto arrivo male, mi dispiace carissimi amici, ma le condizioni mie sono le solite di tutti i martedì. No, ho dovuto alla rete, Alfredo, vai tranquillo, vai tranquillo. Diamo che ti sempre recupero. Colpa alla rete. Sì, la rete. Allora, non c'è rete. Dicevamo, quest'opera è meritoria perché parla di un problema di ecologia integrale, che è la
che è l'argomento principe di questa enciclica Laudato Si, che si rifà al Francesco di Assisi, ed è purtroppo è un argomento che non vale solo per i cattolici, ma vale per tutto il mondo, perché, come abbiamo parlato tante altre volte in questa trasmissione, il problema dell'inquinamento e della distruzione del nostro pianeta è talmente grave che possiamo addirittura, se andiamo avanti così, prevedere la fine della nostra razza, della nostra specie, come è successo ai dinosauri. Siamo nelle stesse condizioni. Quindi benvenga questo documento di Bergoglio, che è molto importante, è un documento di 192 pagine, 6 capitoli e 2 preghiere finali, e non è solo scritto in italiano, in latino, ma anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, polacco e arabo. Quindi è, come tutte le encicliche che escono dal Vaticano, un documento a grande respiro. E speriamo che questo documento possa in qualche maniera, anche con l'aiuto dell'unità, essere recepito dai grandi, che si radunano tutti gli anni tranquillamente per fare i loro riunione pro inquinamento e pro futura distrazione del mondo, poi si guardano in tasca, vedono che il portafoglio si gonfia sempre più e stanno tutti zitti. È un grosso problema, caro Sancho. Noi che viviamo nella Mancia, è ancora terra di contadini, però un po' alla volta il mondo sta andando, come dicevano i nostri nonni, a scatafascio, governo ladro piove. E gli fa in questa enciclica il Papa fa un suo lamento del pianeta maltrattato e saccheggiato, i cui gemiti si uniscono a quelli di tutti i poveri e di tutti gli scartati del mondo, che il Papa invita ad ascoltare. Speriamo che anche questo messaggio, anche su un giornale di testata completamente diversa, possa essere un buon segno per la nostra nazione. Questa notizia l'ho presa dalla Stampa, pagina politica. Vorrei un tuo commento. Ma ci stavo appunto pensando di commentare questa notizia. Innanzitutto, non è che mi dispiace che è ritornato in edicola, viene ristampata l'unità, per l'amor del cielo, non la ricordo sin da quando ero ragazzo io, quindi certo, puoi immaginarti certo. Questa testata. Però mi domando a cosa serve l'unità oggi. Cioè, nel senso, è un giornale, vuole essere un giornale di partito oppure vuole essere un giornale commerciale? O ancora di più, vuole essere il giornale della Chiesa? Questo perché non la Chiesa già ne ha abbastanza di giornali, non ha bisogno di uno in più. Ma direi di sì, e di emittenti radio. Quindi per questo mi sto ponendo la domanda, cosa vuole essere. Io non lo so, c'è in questo momento, questo è il primo numero che è uscito di nuovo, insomma, di questo direttore, sì, che ha lavorato in Rai, ma anche come giornalista al Manifesto, però è un gran curriculum, secondo me, soltanto questo, no? Io sono della vecchia, diciamo, della vecchia scuola. Esatto. Per me l'unità deve essere un giornale di partito e deve essere prettamente comunista, cosa che non lo è più perché i comunisti sono spariti, insomma. Non sono stati comunisti a uccidere i preti e a mangiarsi i bambini, ma viceversa, i preti e i bambini hanno mangiato i comunisti, insomma. Esatto. Cioè, proprio, mi sembra che hai puntualizzato, Rosario, il problema in maniera perfetta. Quindi staremo a vedere. Io dico, sto qui alla finestra e guardo. Poi con questa trasmissione, caro Alfredo, avremo modo poi tra
quando riprenderemo le trasmissioni, di vedere che punto è questo quotidiano, per l'amor del cielo. Nulla, non voglio né condannarlo né screditarlo, anzi invito le persone, insomma, ad acquistare i giornali, fare molta attenzione a quello che acquistano, per acquistare i giornali, perché è importante anche questa editoria. Anche se io, cioè noi combattiamo un certo malcostume che esiste nei giornali, ecco, certo, non combattiamo il giornale in se stesso, perché è un giornale mezzo di informazione, ma combattiamo chi lo fa e come lo fa, ecco. Esattamente, e questo è proprio il vero problema. Comunque vedremo, come tu hai giustamente detto, caro, che abbiamo due mesi per controllare, capire qual è l'andamento politico di questo giornale, o se lo paga il Vaticano, ma questa è una buttata, è una battuta, o è veramente un giornale del popolo, perché purtroppo manca il giornale del popolo. Non esiste neanche più il partito, se per questo. No, a parte che non esiste più il partito, però adesso in linea generale voglio dire, ci sono i giornali delle multinazionali, ci sono i giornali privati pagati dal padrone, ma non esiste assolutamente il giornale del popolo. Purtroppo non è proprio del popolo, poi esiste un certo tipo di giornalismo che è diverso da quello che sono pagati dai padroni, perché o dal potere, prendiamo il Fatto Quotidiano, un giornale indipendente, certo, dove vive di pubblicità e di vendita delle copie e non di sovvenzioni governative. Esatto. L'Unità fa la stessa cosa, ha fatto la stessa scelta, non hanno scritto niente? No, non hanno ancora scritto niente. Comunque io devo confessarti che ne ho dato una rapida occhiata, perché tra preparare il programma, tra altre cose che ho in questi giorni, ho avuto poco tempo, confesso. Vabbè, è uscito oggi, quindi insomma non è che... Questi romanzi cavallereschi che mi occupano sempre la mente e il cuore, e dico romanzi cavallereschi al giorno d'oggi, ne fabbrico uno al giorno, cavaliere. Io volevo fare solamente una battuta, ma se Berlusconi aveva questo vizietto, non gli conveniva andare a fare una passeggiata sui viali? Avrebbe risparmiato parecchi milioni di euro. Va bene, finiamo questo discorso, perché ne ho ancora un altro paio. Sì, sono le 22:38, siete sempre all'ascolto di Radio Science, cari amici, sia sulla web radio che web tv, e quindi non nulla da dire se non passare di nuovo la parola alla cosiddetta palla all'amico Alfredo. Alfredo, 22:39, anzi in questo momento. Ma certo, mi sono preso troppo tempo io prima all'inizio. No, ma casomai poi stasera, come nelle ultime puntate, si fa un po' di festa, quindi andremo avanti qualche minuto, perché dopo ho una notizia che vi farà ridere tutta l'estate, diventerà un tormentone. Vi ricordate nelle che non è questa non è questa che stai dando adesso, ovviamente. No. Ecco. Parleremo di palloncini. Allora la notizia, Alfredo, ce la darà, quella lì che ci farà ridere tutta l'estate, ce la dirà alla fine. No, questa non fa ridere, perché non è una sciocchezza. Vi ricordate logicamente la canzone di Renato Rasce, dove vanno a morire i palloncini, dove vanno a finire i palloncini? E quei palloncini, per poter andare a finire in cielo, dovevano essere riempiti di elio. Elio, che non è quello delle storie tese, ma è quello che per esempio serve per farci cambiare la voce. Non so se avete sentito. Esattamente, perché altera le corde vocali. Comunque, parliamo seriamente, è un appello dei medici inglesi.
le risorse di questo prezioso gas si stanno esaurendo. Lo trovo sulla stampa inserto delle mamme. Il Daily Mirror riporta le dichiarazioni di Tom Dolphin, che è un anestesista, infatti viene utilizzato per l'anestesia, che richiede, a meno che proprio non sia indispensabile, l'utilizzo di smettere di utilizzare l'elio per gonfiare i palloncini in modo che volino, perché l'elio, l'ho scoperto adesso leggendo questa notizia, viene usato come refrigerante per le macchine di risonanza magnetica, per imaging, o mischiato con l'ossigeno per creare heliox di aiuto alla respirazione. E quindi è un gas insostituibile nel campo della medicina, e se viene poi a mancare sarà molto difficile riuscire a trovare un sostituto per le operazioni, per le anestesie, per la respirazione, e quindi bisogna stare attenti, non si può sprecare questo gas per divertimento, per delle sciocchezze. È una cosa importante. Tante volte comunque questi palloncini vengono anche utilizzati da far volare in cielo per delle buone azioni, per il sorriso dei bambini, per delle lotte, simbolicamente la lotta alla pedofilia o ad alcune malattie, però ribadiscono che, per esempio, questo lo dice la National Helium Reserve in Texas, che negli USA hanno approvato una legge nel 1996 che obbliga a svendere un certo volume di elio ogni anno a un prezzo fisso per raccogliere fondi del governo. Quindi è il dottor Porter dice che questa è una tragedia, vedere il gas sciupato e svenduto per i palloncini. Come avete visto, è una notizia seria, parte da una cosa frivola come un palloncino gonfiato per farlo volare, e quindi il buon Russell si è fatto questa domanda, ma è una domanda seria, perché dove vanno a finire i palloncini? Sarebbe meglio che finissero il suo gas negli ospedali e nei centri di ricerca, perché è una cosa che è in via di estinzione, ma è molto importante. Dimmi, caro Sancho, tu come li uso l'elio? Ma sai che io credevo che l'elio si producesse, e invece da quello che sto capendo è una risorsa naturale che viene tirata fuori. Sì. Anch'io pensavo il gas, eccetera. No, chissà perché ho sempre avuto questa sensazione, non mi sono mai posto il problema dell'elio, perché insomma. Ma io neanch'io, fino anche se però che l'ho usato per 5 mesi consecutivi mischiato all'ossigeno quando ero in ospedale, quindi mi ha fatto bene, però non mi ero mai posto questo, non sapevo neanche che ci fosse nell'ossigeno che danno per l'aiuto alla respirazione ci fosse anche dell'elio. 44 gatti, diamo questa notizia molto divertente, perché sarà un leitmotiv sempre dalla stampa. Scusami, questa è quella notizia che dicevi prima? Sì, esatto. Sapete come la burocrazia ci riempie di documenti su documenti su documenti per poter ottenere qualcosa, moduli, autocertificazioni, chi ne ha più ne metta, però esiste anche un documento che
in cui io autocertifico che sono morto. Oh, fra le tante cose ci sono 190.000 leggi, e l'Italia detiene proprio il record di ipertrofia normativa, in Francia sono meno della metà. Ma vediamo un pochino in sintesi questa cosa. Diventerebbe un pochino, lo scrittrice francese Fred Vargas ha scritto un romanzo giallo che è intitolato Chi è morto alzi la mano. È un bel invito indubbiamente, anche perché chissà, forse ci sono dei morti che invece hanno buona salute. La Repubblica Italiana, come sappiamo, lo vediamo entrando in qualsiasi ufficio, vive sui moduli e cervellotici, surreali, come l'esempio della standardizzazione del tentativo di regolare dogmaticamente un procedimento e con un procedimento ogni attività umana. Ma possiamo parlare del 740, della dichiarazione dei redditi, o andare a richiedere un documento all'anagrafe. Siamo pieni non solo di documenti, ma di controdocumenti e di controdocumenti. Addirittura c'è sta il diabolico genio delle pubblicazioni amministrative italiane, è riuscito comunque a creare una casistica che è uscita sulla Gazzetta Ufficiale e in modo da vedere un pochino quali sono queste presenze di moduli assolutamente inutili. La prima cosa, anche se sembra allucinante, l'esistenza in vita. Logicamente l'esistenza in vita riguarda l'INPS e i pensionati che sono residenti all'estero devono compilare ogni anno un'autodichiarazione di esistenza in vita, in modo da non poter percepire pensioni che non gli spettano, perché se uno è defunto mi sembra che non abbia diritto alla pensione a meno che non sia passata alla coniuge. Dunque, il sottoscritto nato residente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, così come stabilito dall'articolo 76 del decreto 445 del 2010, dichiara di essere tuttora vivente. Ma se casomai questa persona è realmente morta, dovrà pagare una multa se non lo dichiara? Questo è uno dei e allora il cronista fammi ridere. Mi ripeti la legge, mi rileggi con chiarezza quello che hai letto, per piacere, perché certamente il sottoscritto nato residente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, così come stabilito dall'articolo 76 del decreto 445 del 2000, dichiara di essere tuttora vivente. Ma se dovesse dire il falso avrebbe una penale, perché è una dichiarazione falsa di un documento. Per essere falso vuol dire che è morto. Esatto. E allora il come giornalista al cimitero a portargli la bisognerebbe, come dice il giornalista, notificare via fax metafisico dall'aldilà. Oddio, forse tutto è possibile, guarda, tutto è possibile. Può darsi che nell'aldilà ci sia un fax proprio collegato all'INPS direttamente per passare questa dichiarazione. Poi ci sono anche la bufala delle fotocopie conformi.
siamo un paese di fotocopiatori, eh? L'Italia si fonda, oltre sulla legislazione, anche sul fatto, scusate, che tu di tutto quello che passa dobbiamo fare fotocopie, quindi con un aumento di documentazione spropositato, si fa la fotocopia della fotocopia della fotocopia, e non si può fare un tagli e cuci e poi fotocopiare, aiutate un po' di bianchetto, bisogna proprio che sia fatta una fotocopia regolamentare autentificata. Infatti l'articolo 47 sempre del decreto 445 del 2000 impone che le copie siano autenticate mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con un apposito modulo, logicamente. Quindi dovrai mandare, fare la fotocopia, fare dichiarare il modulo, fotocopiare il modulo e mandare via. Questo è bello. I cassonetti. Tutti gli italiani sappiamo, tutti noi italiani sappiamo cosa sono i cassonetti. Sono quelli del pattume, del rusco, della spazzatura, o come si chiama in ogni regione avrà il suo nome. Per esempio qua a Bologna la chiamiamo rusco. Gran parte dei ed è ragione. A volte crea dei grossi problemi a livello condominiale, già che non ce n'erano pochi di problemi. Averli in prossimità del balcone o di un portone o del balcone causa fastidio e puzza, per cui qualcuno cerca di spostarli, ma non è possibile. Perché? Per esempio, prendiamo il caso, c'è un comune di Reggiolo su nel Reggiano, e ha messo sul suo sito internet le disposizioni e dice: per quanto riguarda lo spostamento sarà necessario comunicare all'URP, ufficio relazioni con il pubblico, il codice di cassonetto che si intende spostare, che è scritto sul cassonetto stesso, e in la nuova posizione, quartiere, via, questo è divertente, cioè il cassonetto del condominio non è che lo sposti vicino al numero civico in un'altra città, lo sposterai di qualche metro, immagino. Sarà necessario indicare le motivazioni di tale richiesta. Poi, una volta ricevuta la comunicazione, si chiederanno se ne saranno necessarie la comunicazione del SABAR, qui parliamo comunque di Reggiolo, il consorzio di gestione dei rifiuti, provvederanno a vedere se questo cassonetto si può spostare o meno, e poi se ci avrà bisogno di una piazzola, di qualche struttura. Comunque, tra la richiesta di spostare il cassonetto e quello che dovrebbe succedere realmente passeranno 3 o 4 mesi. Se tutto va bene. Allora, questo andiamo bene. Parliamo di patenti. Sapete che le patenti sono diventate un documento costosissimo. Per quale motivo? Perché più che altro potremmo farcelo da noi la patente, semplicemente facendo noi le richieste con un famigerato modulo TT 2112 del modulario trasporti, e qui dice: il modulo presente completato in ogni sua parte corredato dai prescritti documenti va presentato all'ufficio provinciale, che dopo la registrazione lo sostituisce corredato dei documenti originali con la ricevuta che vale quale autorizzazione esercitarsi per il prescritto esame di guida. Quindi a questo punto, se noi fossimo in grado di compilare questo modo, di studiare per conto nostro il regolamento,
e avere il padre, lo zio o il parente prossimo che ci fa lezioni di guida, noi avremmo risolto il nostro problema. Però è talmente difficile che tutti ci rinunciano, ma forse non tutti ci rinunciano. C'è il problema che poca gente sa. Io, per esempio, dopo 40 anni di guida non sapevo assolutamente di questa regola. Scorro un po' la pagina. La famigerata Equitalia, che lo Dio abbia in gloria, se hai dei problemi di pagare le tasse, poi la modulistica si complica in una maniera spaventosa, tanto che viene richiesta l'allegazione o certificazione dell'ISE, che lo può fare solamente un patronato, che è l'indice di liquidità, l'ISR, indice di liquidità, e via discorrendo. E quindi anche qui si potrebbero fare questi documenti tranquillamente in online. Invece si continua sempre a utilizzare dei moduli. Poi c'è la morte scaduta per anche questa, poi finiamo, perché sennò qui veramente c'è da ridere a crepapelle. Sempre riguardo alla fine della vita, che vi ho detto prima, per quei pensionati che vivono all'estero, si è posta l'incredibile questione della scadenza di un certificato di morte. Bellissimo. Perché secondo l'articolo 33 del decreto 223 del 1989 tutti i documenti dopo 3 mesi scadono. Quindi anche il certificato di morte scade. Quindi bisognerebbe rinnovare. Perché scade un documento? Non perché abbia un valore limitato, ma perché potrebbe in questi 3 mesi esserci dei cambiamenti nello stato in essere della persona. Può aver cambiato residenza, può avere certificato di morte, il morto vuol dire si è trasferito in altra sede, in altra... Esatto, cioè a questo punto sempre questo ha preso articolo... la sua cassetta di funebre, si è messa sulle spalle, si è spostata, sono andata dall'altra parte, cioè, e poi i parenti devono rifare il certificato. Ma certamente, cioè addirittura siamo arrivati a questo allucinante realtà. Sempre che io devo domani cercare questo micidiale articolo 41 del decreto 445 del 2000, devo cercarlo perché è troppo bello. E quindi è obbligatorio che anche in caso di morte rinnovare il certificato, perché potrebbe esserci dei cambiamenti. E l'articolista della Stampa finisce con una battuta veramente forte: forse questi morti, cioè questo stato, confida nella resurrezione. Che non si sia mai detto, che no, è preoccupante, perché sennò poi con la resurrezione bisogna ripagare la pensione, ripagare le tasse, ritornare a fare i documenti in fotocopia con autentificazione, e ritorna al ciclo. Questa era una notizia molto divertente che ci ha portato alle 22:59, caro Sancio. Io ho fatto la chiosa d'apertura parlando delle nostre ferie e della nostra dipartita. Non sì, insomma, come trasmissione andiamo in ferie, ma non come lavoro per il network. No, io non parlo del network, parlo della trasmissione. La trasmissione che dà, però tu non ti fermi, perché comunque resterai alla ricerca di informazioni tutte da aggiornare, da preparare per le nuove trasmissioni che inizieranno a settembre, quindi
Questo è indubbiamente, per quanto riguarda invece me, sto cercando adesso di portare avanti quel discorso di quella trasmissione di 10 minuti una volta a settimana, che sarà una bella cosa gradita, insomma, a tutti i nostri amici, insomma, la lettura di un libro. Abbiamo già raggiunto con la Liberatoria la casa editrice, quindi stanno arrivando già le prime puntate registrate, le prepariamo e le manderemo in onda tutti i lunedì dalle ore 16, 10 minuti, 15 minuti al massimo, un capitolo alla volta, e andremo avanti con questo romanzo che dicono che è molto bello, del dottor Filidoro. E quindi, insomma, bisogna lavorare, insomma, attorno a questo. Amen, indubbiamente, indubbiamente. E quindi caro Sanzo, solo poi i nobili si possono riposare. Io mi ritirerò nel mio castello al mare. Hai ragione, sono Sancho Panza, quindi Tu sei Sancho Panza, devi tenere dietro la mia casa, devi dare da mangiare al rondinante, e quindi hai da lavorare, caro. Io vi ringrazio per la vostra fedeltà a questa trasmissione, una trasmissione così portata avanti con molta umiltà, e cercando a destra e a mancia, le notizie che purtroppo sono sempre più numerose. Abbiamo detto che i mulini a vento sono le difficoltà che incontriamo noi, ma sono anche i sassi che ci mettono per la strada e i trabocchetti che ci mettono chi vuole il comando assoluto. E mi raccomando, cercate sempre di essere attenti e protestanti, nel senso che è, come diceva Tocqueville, è d'obbligo non accettare passivamente, perché sappiamo benissimo che chi tace acconsente. Benissimo. Un caro saluto a tutti quanti, ci risentiamo con questa trasmissione a settembre, e seguiteci sempre, perché tutte le comunicazioni che daremo sulla web radio, la web tv, sul sito e sul blog, il blog fa parte del sito, le news sarebbero, quindi andate a leggere, perché anche lì ci saranno messe tutte le informazioni che daremo ai nostri ascoltatori, ai nostri guardatori. esatto. Okay. Con questo è tutto, un caro saluto e alla prossima, buona serata a tutti quanti, ciao Alfredo, ciao. Ok carissimi, un grande saluto, ci risentiremo il 7 di settembre per altre notizie, speriamo qualche volta positive. Ciao a tutti.